il segnale che il primo carico di uomini può scendere nella zolfara. Il carico dei calcheroni è riservato ai più giovani. Ancora quasi ragazzi, i carusi fanno qui il tirocinio e imparano forse troppo precocemente la fatica della zolfara. Siamo all'interno di Palazzo Pennisi, questa bellissima struttura che si trova all'interno del Parco Minerario di Floristella e all'interno del quale è stata allestita una mostra fotografica itinerante che descrive la storia di questa location sin dagli ultimi decenni del 1800, quindi una rappresentazione con delle foto artistiche dell'Istituto Luce molto belle e c'è anche la rappresentazione di questi modellini della miniera che illustrano insomma le varie aree di questo grande ente parco minerario. Questa mostra ha un altissimo valore di documentazione e ricerca perché è andata appunto a scovare dei documenti e del materiale iconografico veramente prezioso e la sua altissima qualità si può verificare dalla bellezza di queste fotografie storiche che si riferiscono a dei momenti importantissimi del fenomeno dell'immigrazione siciliana. La bellezza della location del Parco Minerario di Floristella, per documentarci ulteriormente su quelle che sono le caratteristiche e la storia della miniera stessa, ci siamo trasferiti al Museo della Civiltà Mineraria a Piazza Armerina in via Garibaldi, dove ci sono alcuni degli ex minatori che formano attivamente parte di questo gruppo di persone che gestisce e organizza le attività appunto di questa miniera. E siamo qui insieme al signor Mario Lamattina e vogliamo chiedergli un po' di raccontarci la storia di questo museo, anche perché lei personalmente, in quanto ex minatore, ha una lunga storia da raccontare che si vede anche attraverso l'esposizione all'interno di questo museo. Sì, io sono ex minatore che ho lavorato per tanti anni alla miniera Floristella, sono stato assunto negli anni 60 fino alla chiusura. Poi negli anni 60 sono stato adibito all'esterno, ho fatto l'esperienza anche all'esterno come carico e scarico calcheroni, carico e scarico i forni, dei panotti e cose, perché sono tutti lavori esternamente. Dopo quasi 10-11 mesi che ero all'esterno sono stato all'interno. All'interno ho iniziato a lavorare come vagonaro. Dopo quasi un anno e mezzo che facevo il vagonaio sono stato adibito come aiuto picconiere. Dopo che ho fatto la gavetta anche come aiuto picconiere, perché ho fatto la gavetta da sottufficiale, da soldato fino a maresciallo, e sto raccontando tutta la mia storia. Dopo che sono stato aiuto picconiere, poi sono passato picconiere, responsabile dei cantieri, dove si estrava lo zolfo e si portava all'esterno. Quindi lei ha vissuto tante fasi della storia di questa miniera? Sì, tutta la storia della miniera Floristella l'ho vissuto tutti. Difatti negli anni, nel 68, sono stato anche a fare un corso di fucchino. Il fucchino è una mansione che ha adibito all'esplosivo, quando si va a fare esplosione all'interno. Dopo che ho fatto questa esperienza, abbiamo fatto poi anche il Pozzo Nuovo a Floristella. Negli anni 70 si è iniziato il Pozzo Nuovo, che prima era il più antico pozzo e che è il pozzo numero uno come produzione. Il pozzo numero due funzionava di riflusso, cioè tutta l'aria cattiva che c'era all'interno andava a uscire dal pozzo 2. Dopo gli anni 70 si iniziò a fare il pozzo numero 3, ci siamo spostati qualche centinaia di metri per andare a trovare un altro estratto di zolfo. Dopo 4-5 anni abbiamo completato il pozzo. Completando il pozzo, poi all'interno si è fatta una galleria fuori estratto, quasi 200 metri,
che non c'è bisogno né di armamento né niente, perché tutto a mezzi gesti, come sicurezza. Dopo che abbiamo fatto questo, che abbiamo comunicato la miniera nuova con quella vecchia, negli anni 78-79 sono stato anche a fare un corso di sorvegliante a Caltanissetta nell'istituto Mottura, che là era l'istituto tecnico minerario. E ho fatto anche questo, che negli ultimi tempi ho completato la mia carriera da sorvegliante all'interno della miniera Floristella. Quindi lei ha svolto veramente tantissime mansioni all'interno di questa struttura. Arrivare fino a essere responsabile della sicurezza. La storia della Lega Zolfatai inizia tantissimi anni fa. Abbiamo visto qui lo statuto, che è datato 28 giugno 1903, quindi nasce, mi raccontava, signor Lamattina, come un sodalizio prima tra i lavoratori, e poi dopo pian piano? Dopo che è nato come sodalizio, poi piano piano, una volta che c'è stata la chiusura del settore estrattivo, che si dice minerario, che non c'è stata alternativa, che siamo rimasti in poco quelli che eravamo i soci, non c'era la possibilità di mantenere come spese di gestione il sodalizio aperto. E un paio di anni, del 2005-2006, è stato anche chiuso, che era una cosa umiliante per noi, dopo una vita passata, mezzo ai sacrifici, mezzo ai sudori e cose, a vedere il locale chiuso. Certo. Poi invece grazie a una convenzione con l'amministrazione comunale dell'epoca. Ci siamo riuniti, gli ultimi che eravamo soci, non gli ultimi minatori, perché minatori ce ne sono tanti in giro, tutti coloro che eravamo ancora soci nel sodalizio, e abbiamo chiesto un incontro al sindaco, che ai tempi c'era Maurizio Presti Filippo, per trasformare il sodalizio al Museo della Civiltà Mineraria, per far conoscere alla gente che cos'era il lavoro dei minatori all'interno delle miniere, che cosa abbiamo, i nostri tesori che abbiamo qua, che nessuno le conosciamo, e inoltre per non perdere la tradizione del settore minerario, che è stato un settore che ha dato vita a migliaia e migliaia di operai. E infatti ha dato tanto contributo nei vari comuni che c'erano. Ed infatti, grazie a questa convenzione, insomma, la struttura è quella che vediamo adesso, una struttura, piccola, però direi proprio un concentrato di esposizioni di minerali vari, anche della storia comunque di questo sodalizio. Dobbiamo chiamare un piccolo tesoro, perché è un tesoro che ci sono tanti minerali che fanno per conoscere i ragazzi, cose che dove vengono. Inoltre tutte le strutture miniature, che c'è il pozzo numero uno, ci sono i fornicilli e calcheroni, altrettanto tutta l'attrezzatura dal 1900 a salire, quando si lavorava manualmente, che non c'era energia elettrica, che si lavorava con i stampi, con i picconi, così. Poi con le energie elettriche sono stati trasformati sia in demolatore, perforatrice, c'era anche qualche pala meccanica all'interno che aiutava a fare l'estrazione. Infatti su questa parete del museo si possono, insomma, visionare tutti questi strumenti, e insomma c'è un pannello che sì. Noi abbiamo messo 1900, però erano attrezzi che si usavano anche prima. Infatti è sicuramente un percorso molto educativo questo. Infatti là ci sono delle immagini dei lavori che si facevano all'interno delle miniere. Difatti ci sono delle vecchie discenterie, che quando ancora non c'era energia elettrica, c'erano delle discenterie che erano chiamate vecchie perrera, miniere si intende, con discenderie di 60-70 metri. Poi si faceva un'altra discenderia di comunicazione per il circuito d'aria, e con ragazzi da 6-7 anni, 8 anni, perché una volta c'erano tutte famiglie numerose, perché televisione non ce n'era, e c'erano dei figli, allora, e anche povertà. E allora il picconiere andava in una famiglia, prendeva 2-3 ragazzi, gli dava un impegno, per dire oggi possiamo dire 1000 euro, ai tempi potevano essere 10 lire, quelli. Fin quando non restituivano questi soldi, i ragazzi lavoravano con questo picconiere. Poi, come la possibilità di dare questi soldi non c'era, magari i ragazzi passavano dal picconiere a un altro picconiere, che poi questi ragazzi lavoravano dalla mattina dalle 4 fino alle 8, alle 9, e uscendo dall'interno avevano soltanto qualche pezzettino di pane o qualche piattino di pasta alla povertà, e si dormiva a terra senza pagliarici, senza niente. Grazie per questa è la storia dei ragazzi. Poi c'è la storia dove noi, là ci sono delle immagini che si lavorava
come ci hanno fatto i nostri genitori. Perché si lavorava così? Si lavorava nudi, giusto nudi, per nudi, perché quando si facevano lavori di preparazione, che si andava a fondo cieco, c'era oltre 40-45 gradi di caloria. E eravamo obbligati, chi capitava fin quando questa galleria non veniva comunicata con i livelli superiori, di lavorare in quelle condizioni. Oppure dei cantieri a muro, che non c'era la possibilità di darci l'aria. Erano 2-3 cantieri, 4 che si lavorava in quelle condizioni perché non c'era l'aria, il circuito d'aria. Sicuramente informazioni interessanti che sono appunto ampiamente documentate qua, insomma, in questa struttura di questo museo. Grazie, signor Lamattino.